Allora, la prima cosa che ti volevo chiedere è, dal tuo punto di vista, osservazioni, commenti su come è stato comunicato il clima, la questione climatica in questo periodo dell'emergenza, perché comunque è andata avanti la comunicazione sul problema del clima. Osservazioni. Sì, è andata avanti la comunicazione sulla questione climatica, soprattutto se possiamo dire nei circoli chiusi, nel senso di quelli che comunicavano sulla questione climatica già prima. Diciamo che è scomparsa dagli schermi radar della grande stampa e della televisione, occhio e croce. C'è rimasta un pochino, ma come dire, come fattore collaterale alla pandemia, ovvero sia nel momento in cui qualcuno, e non tutti, si è reso conto. Per usare, come dire, per usare le grandi visioni di un David Quammen, di cui tutti sappiamo, su un libro come Spillover, qualcuno si è reso conto che il nostro impatto sull'ambiente, il nostro impatto sul clima possono in misura rilevante influenzare anche questo tipo di eventi. Una cosa che forse non era contemplata, quantomeno non era tanto considerata a livello, diciamo, di grande informazione, perché poi ecco, la comunicazione nei circoli chiusi funziona, nel senso che lo sappiamo tutti quanti, si sapeva dal 2005 che si stava aspettando The Next Big One, uno spillover probabilmente da un coronavirus e probabilmente dai pipistrelli, ma si sapeva laddove si leggono e si studiano queste cose. Al di fuori, mi pare che la comunicazione sul clima si sia grandiosamente spenta. A parte un certo tipo di stampa che conosciamo, che ha festeggiato l'assenza delle sardine e dei gretini, come li chiamano loro, dal panorama informativo mondiale, obiettivamente il tipo di comunicazione che c'è stato sul clima si è molto ridotto. Diciamo che siamo stati tutti quanti molto monopolizzati dalla pandemia. Quelli più, come dire, arguti e quelli più di ampie vedute sono riusciti a fare il collegamento sulla questione, con la questione ambientale, con la deforestazione e tutto quanto. Perfetto. Ora, ovviamente, qua farei scegliere te. Se mi vuoi dire qual è secondo te il tuo scenario, cioè come ti aspetti che andrà avanti la comunicazione, o viceversa, puoi scegliere tu se dirmi come vorresti che andasse avanti la comunicazione del clima, finita l'emergenza, insomma, la fase più pesante di questa emergenza. Scegli tu. Guarda, te le direi tutte e due, nel senso che è chiaro che gli auspici sono dei migliori, insomma, non solo per quanto riguarda la comunicazione del cambiamento climatico, ma anche per quanto riguarda l'opportunità. La stessa International Energy Agency ha fatto un report un paio di settimane fa in cui diceva: forse è il momento in cui si può cambiare, perché in questi mesi abbiamo visto che c'è stato un crollo del consumo di combustibili fossili, soprattutto nel settore dei trasporti, che si è bloccato, paralizzato praticamente a livello globale, e con una riduzione delle emissioni, riduzione delle concentrazioni di inquinanti, eccetera, che potrebbero dare come dire, un incentivo per il futuro. Dopodiché, dal punto di vista della comunicazione, queste cose peraltro sono state dette, insomma, il fatto che si sono ridotte le emissioni e tutto quanto, ma sembra quasi un effetto collaterale per certi versi. Per cui io vorrei che la comunicazione fosse anche più insistente, fosse anche più vicina alle persone, per quelli che possono essere i benefici di tutto questo, i benefici eventuali di cogliere la crisi come opportunità, come direbbero i cinesi, no? Quindi i benefici eventuali di un ripartire e ripartire su delle basi diverse. È importante sia dal punto di vista decisionale, ma anche dal punto di vista della comunicazione, perché nel momento in cui l'informazione fa il suo mestiere in questo senso, riusciamo probabilmente ad avere un maggiore impatto. Dall'altra parte, quello che mi aspetto, vabbè, io non sono un ottimista storico, per cui mi aspetto che si torni business as usual, sia dal punto di vista della comunicazione, sia dal punto di vista dei consumi di combustibili fossili, sia da, da,
tutta una serie di per tutta una serie di aspetti, cosa che peraltro, se andiamo a vedere l'amministrazione più importante del mondo, ovvero sia l'amministrazione Trump, sta confermando con una serie di misure antiambientali, se vogliamo stare a vedere, per cui ha tolto una serie di limiti al particolato che erano stati introdotti dall'amministrazione Obama, ha approfittato di questa crisi per eliminare dei vincoli ambientali che erano stati introdotti dall'amministrazione Obama. E dunque non mi aspetto molto, quantomeno sul fronte americano. Sappiamo che ci sono stati alcuni paesi, no, che all'ultima conferenza sul clima hanno opposto le loro obiezioni, in particolare direi Stati Uniti, Brasile, Australia. Sono paesi che da questo punto di vista non cambieranno, probabilmente nemmeno Bolsonaro, che forse inaspettatamente sta avendo una crisi molto superiore a quello che era prevedibile in Brasile in questo momento, nel momento in cui parlo, poi vedremo. Però ecco, il loro atteggiamento nei confronti del cambiamento climatico non cambierà, e non cambierà quello di una parte di informazione. Sappiamo che una parte di informazione legata a doppio filo alla politica, non credo per intenderci che cambierà Fox il suo atteggiamento nei confronti del cambiamento climatico.